Sorpresa De Marino, il laterale mancino ha svolto la rifinitura, sta molto meglio, quasi del tutto smaltita la distorsione alla caviglia sinistra, figura nella lista dei convocati. C'è ottimismo, molto probabilmente De Marino verrà schierato dal primo minuto al posto dello squalificato Milani. Se così non fosse, due le soluzioni: Crescenzi sulla corsia mancina oppure Saccani a destra e Cancellotti sulla fascia opposta. Al momento De Marino in pole. Brosco, come Milani, fermato per un turno dal giudice sportivo, sarà invece rimpiazzato da Boben. Stesso centrocampo di Avellino, Aloy, Palmiero, Mora. Tre pali rientra Plizzari. Davanti torna titolare delle Monache nel tridente completato dagli inamovibili Lescano e Cuppone. Questa la probabile formazione anti Cerignola. Altra neopromossa sul cammino dei biancazzurri, quattro giorni dopo il match esterno di Avellino col Giuliano. Ok l'errore del reparto difensivo, segnatamente di Brosco, in occasione appunto del rigore del momentaneo 1-0 trasformato da Rizzo, ma incredibile la topica del direttore di gara Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Scambio di persona, Milani ingiustamente espulso e squalificato. Ancora più clamoroso però il mancato ravvedimento dell'arbitro nel rapporto di gara. Da gran signore qual è, Colombo chiosa così. Gli errori li commettiamo tutti, a volte forse un'assunzione di responsabilità garantirebbe un'uscita migliore, diciamo, dalla possibilità comunque di commettere errori, perché tutti li commettiamo, chi fa qualcosa è passibile di errori, poi assumersi le responsabilità credo che sia il gesto più umano che uno possa fare. Avversario di turno all'Adriatico, appunto il Cerignola di Michele Pazienza, terzo anno alla guida dei pugliesi, da calciatore, centrocampista, 270 presenze in A con le maglie di Napoli, Udinese, Fiorentina, Bologna e Juventus. In classifica 12 punti, alla quarta giornata il Cerignola ha spaventato la corazzata a Catanzaro, che solo all'ultimo respiro ha scongiurato il KO, rete dell'ex biancazzurro Pontisso. Squadra compatta, ordinata, in sintesi di categoria, mix di gioventù e di esperienza. Indisponibili Gonnelli causa squalifica, per infortunio Coccia e il terzino sinistro Geoffrè, trascorsi nelle giovanili del Delfino. Pazienza sembra orientato a confermare il 3-5-2, sarà con tre pali Blondet, Capomaggio e Ligi nel cuore della difesa, Russo e D'Ausilio sulle fasce, Play l'esperto bianco, mezzali Tascone e Zac Ruggero, davanti D'Andrea, ex Teramo, e Malcore, 5 gol come Lescano, oltre 50 nell'ultimo biennio. Mi sembra una squadra molto ordinata, capace di compattarsi e far fatica, far creare delle difficoltà agli avversari nel giocare. Quando riconquista palla può far male, perché ha dei giocatori veramente micidiali negli uno contro uno sugli esterni, o anche un signore come Malcore, che per la categoria è un giocatore molto pericoloso, quindi bisogna veramente prestare molta attenzione. L'ex è l'abruzzese di Sant'Eusanio del Sangro, Elio Di Toro, quarta stagione da DS del Cerignola, cresciuto nel Pescara, 31 presenze in prima squadra, 2 in Serie A a 18 anni. Tanti ricordi, soprattutto un'emozione che cresce col passare delle ore. Pescara per me rappresenta la vita, no? Rappresenta tutto ciò che ho fatto, una formazione su giovanile importante, sono arrivato in prima squadra, per cui devo tutto quello che ho fatto a quel momento. L'emozione tra l'altro dell'esordio, del debutto in Serie A, 28 febbraio 1993, allenatore Galeone a Torino, 12 minuti in campo al posto di Giacomo Ceredi. Sei informato, Massimo. Sì, bellissima cosa, inaspettata. Poi mister Galeone mi ha dato questa possibilità, un'emozione indescrivibile, però il tempo passa tanti anni, vorrei tornare indietro. Vorresti tornare indietro. Quanti anni avevi? 13? 13 anni, sì. 13 anni, c'era Oscar Tusi come allenatore, credo? Esatto, responsabile stagionale di Reia, che mi hanno scelto. Ero piccolino, insomma. E poi il presidente del settore giovanile era il compianto Davide Fedele, vero? Esattamente, sì, esattamente. Mi ricordo che quando compio di 14 anni mi fece firmare il pluriennale e diede anche i soldi dell'abbonamento a papà. E per noi che, insomma, papà
mamma non lavorava, insomma era tanta roba. È stato un gesto bellissimo che loro hanno fatto e che ha fatto Davide Fedele, che la società, c'era anche Pietro Scibilla, che erano tutti d'accordo, insomma. E mi hanno dato questa possibilità di crescere con loro e di questo ne sarò sempre grato.